fatto e mi fratello che il mare non c'è là, però c'è orso per lì, c'è pinguino per cu, quella quaglia con la quale giocherò. Ieri era martedì, che giorno è oggi? Billy, non riesco a sentire quello che dici. Oh, Simone, perché non c'è silenzio. Ok. Aspettate, un po' duro. È un po' duro, aspetta, ecco qua. Ok, Simone, glielo puoi ridire ai tuoi compagni che giorno è oggi? Mercoledì. Ok. Padrone, non mi mettere in pentola, l'acqua bolle, le patate non sono buone con me. Bom, bom, bom. How many sides does a rectangle have? Four! Two sides. Nine! And two sides. Fantastic. If you have a circle, put it on your shoulder. If you have a square, hold it in the air. If you have a triangle, put it on your stomach. Dobbiamo ascoltare dei rumori, degli oggetti e li dobbiamo disegnare con i pastelli. Questo è il gorgoglio dell'acqua che c'è. Ah, benissimo. Questo è il seme che è venuto dopo l'acqua. Non mi ricordo quale, ma. E questo è un suono che sembrava un boom. Boom. Sì, sì. Okay. No. Six. Seven. And they're working on a feelings book that is going to go to the Nido. They're working in pairs to write to develop a story together and to make pictures and put in the text using word and paint. Bambini che hanno due peluche, vanno da un parco giochi, allora, però ci sono, praticamente hanno perso i due peluche e hanno uno finto e devono cercare di ritrovare. No, sì, ok, fallo. We're doing a story, a
about two boys of Nudo that went to the farm to holidays. And now we're drawing a part of the story. Okay, are you still drawing it? Yeah. Yeah, you're still drawing. And what are those? Are those the animals that you met at the farm? Yeah. Strange animals. Vamos a pensar en palabras que nos describen a nosotros. Y para poder usar las palabras. ¿Qué ves, Alice? Alice, inteligente. Good morning. Está bonito. No, have a seat. Miss. Siamo partiti da questa poesia che i bambini hanno letto, poi hanno copiato nel quaderno e poi dalla poesia ci siamo collegati a grammatica, ortografia, cioè blu, i nomi, rossi e verdi. Poi abbiamo fatto l'analisi morfologica e poi abbiamo fatto il commento della poesia. Then you're going to think about your own experiences of not sleeping and share them with somebody else. So at that point you'll be thinking and talking, okay? Finally, you're going to be doing some research. You're going to be inquiring, trying to find out what it is about our bodies. You can put it back, that's it. What it is about our bodies and how they work that makes sleep so important.
And the reason we're doing this is that it's part of our unit of inquiry on being happy and healthy, but also because some of you wrote questions some weeks ago about areas of our unit of inquiry, and one of them, or two of them, or maybe even three of them, were about why sleep is so important, how many hours of sleep we need, those kinds of things. Went Mrs. Bear. Oh no, said Mr. Bear. I can't stand this. So he got up and he went. Noelle's mom. And he went to sleep in Baby Bear's room. Baby Bear was not asleep either. Baby Bear, he was pretending to be an aeroplane. Oh no, said Mr. Bear. I can't stand this. Get nervous. Hey! Hey! Very good. First time I met you, we spoke about Sweden, how big it is, and how many people live there. Santa Lucia, ljus klara skänning, sprid liv och vinternatt, glans av din fägring. Drömmar med Jesus, under oss i arrivata pochi giorni, una settimana fa in Italia, senza sapere assolutamente una parola di italiano, e è con noi da una settimana. All'inizio era molto preoccupata, adesso comincia a sorridere e a divertirsi un pochino di più perché sta imparando l'italiano insieme ai suoi compagni e insieme a Josh. Josh è scozzese. Tell me, I'm going to ask you one question.